Ciao a tutti, appassionati di MMA, bentornati al Michele Crispo Show, sempre qui con Alessio Ciurli, con la nuova maglia finalmente cambiata. Ha Peter by vinto pure Capito. il cugino, quindi oggi siamo de parte, no? Prima di introdurre un po' quello che ci aspetta durante l'evento numerato di UFC 257, il cugino di Khabib, Umar Nurmagomedov, Nurmagomedov. ha vinto. Lucy, 12. a 12 di quanto hai di record? 12-0? Attualmente 12-0. Stesso stile di Khabib, la scuola è quella. La scuola è quella, ma a detta di tanti è migliore, anche a detta dei compagni e del manager Ali Abdelaziz. Dicono molti che sia migliore stilisticamente di Khabib. Ho visto un po' il match su UFC Fight Pass, davvero bei calci, belle combinazioni. Però Sì. logicamente le sottomissioni, come abbiamo detto, sono di famiglia. Quello lo sai. Quando nel camp puoi accedere a quel livello di wrestling e a quel livello di grappling, è logico che saltano fuori dei mostri. È diciamo il trucco delle nazionali degli sport da combattimento, quali judo e lotta olimpica, è quello. Appena accedi ai training camp nazionali, migliori, perché giri sparring con gente forte e se hai le qualità, soprattutto la famiglia che ti sta dietro in una certa maniera, è logico che la carriera prenda una piega diversa. Poi, tra l'altro, vabbè, Umar si allena con appunto il cugino Khabib, campione mondiale UFC, si allena con Islam, con Zubaria, con compagnia bella, in poche parole, e tra l'altro è appoggiato da un coach fantastico, uno dei migliori coach in America, ovvero Javier Mendez della AEK. Tra l'altro Umar, da quello che ho scoperto, si è allenato con DC, con Rockhold, Cain Velasquez, comunque nomi importanti che sì, una volta che sei a quei livelli, per quanto riguarda il wrestling, il sambo o quale disciplina sia, ok, sei arrivato, però questi compagni, questi nomi importanti in questo mondo possono darti molto. Sì, certo, quello è logico, perché comunque ricordiamoci che a differenza di tanti degli europei, più o meno dei team europei, in America anche lì succede molto spesso, i team fanno molto famiglia, diventano molto affiatati, si spingano l'un con l'altro, quindi ti danno dritte, ti dicono quelle cose che ti mancano per superare quei piccoli problemi che poi hai nei giorni precedenti, antecedenti, durante la preparazione e prima e dopo il fight. E quindi sono quei trucchi che invece di fare esperienza su di te e poi averli, te li passano e naturalmente, come dicevo prima, le cose cambiano. Avere grossi nomi con cui allenarti È è quello che secondo me manca importante e tanto in Italia. fondamentale. Quello che manca in Italia, noi siamo frammentati. Là sono talmente tanti, ma anche loro fondamentalmente, se guardi cosa hanno fatto, non è che se ne sono stati nel Dagestan, che comunque a livello di lotta libera, di judo, è già conosciuta da proprio millenni, perché quasi tutti i campioni olimpici vengono da là, della Russia. Ma si sono spostati in America, dove potevano avere nomi grossi, compagni di team grossi e allenarsi con loro. È una mossa intelligente anche, no? Beh, quello sì, possiamo anche dire che, come hai detto prima, in Italia mancano grandi nomi. È normale comunque che in Italia, come sappiamo adesso, e tu ce lo puoi dire, perché hai constatato proprio personalmente la differenza fra Italia e America. In America ci sono tantissimi campioni. L'American Top Team conta 250, la tua palestra conta 250 atleti,
Quindi non parliamo che tu giri, ad esempio, professionisti, giusto, scusa. Quindi parliamo, non è più il fatto di allenarti, faccio esempio, nella palestra di Roma, di Napoli, Milano, quale città italiana sia, con i soldi di tre, con le solite tre persone. Masvidal girerà con Poirier, girerà con Marc Diakhisi, girerà con l'altro girerà con l'altro campione, girerà col campione PFL, LFA, come Cigano, sì, giusto, come Cigano girerà con Junior Dos Santos, scusa, Junior Dos Santos, girerà con Jarzinho e compagnia bella. È normale, una volta che hai 250 atleti nel tuo roster, se possiamo dire, la tua cavalleria, è normale. Certo, cioè, è normale. Ci sono scelte. E diciamo che, secondo me, non lo, oltre ad essere normale, è comodo, perché li hai tutti lì. E a seconda del match che devi fare, hai talmente tanti atleti che ti puoi trovare dei compagni che stilisticamente e fisicamente siano simili al tuo avversario. E fa tanto. Fa tanto perché riesci a preparare bene il game plan, riesci a allenarti... Naturalmente, ora stiamo parlando di una palestra che è numero uno al mondo da 4 anni di fila, è anche il metodo che c'è lì. E io l'ho sempre detto anche in Italia, l'ho detto anche ai miei, che in Italia mi accusavano tanto, tanta gente, che non mi sposto, non vado a fare sparring in su e giù. Ma se io mi devo spostare e per andare a fare sparring in su e giù, ho fatto un calcolo al mese e fa prima a prendere un aereo e andare in America, perché la qualità dello sparring è sicuramente migliore. E mi sbatto meno, perché comunque quello di andare su e giù continuamente è uno stress, che va bene allenarti, però con l'allenamento serve anche il giusto riposo, serve la giusta nutrizione. Se ti alleni solo forte e non mangi bene e non ti riposi il giusto, praticamente fai il secondo allenamento di merda e hai buttato via la giornata. Comunque, Alessio, vai. Ritorniamo un po' a quello che siamo... che siamo un attimo più concentrati a UFC 257. Allora, voglio aprire, innanzitutto abbiamo parlato di Umar Nurmagomedov e Khabib nella scorsa settimana, se non sbaglio sabato o venerdì, si è visto con il presidente, il boss Dana White, per discutere sul per il ritorno nell'ottagono più famoso del mondo, ovvero Sì, quello ha della fatto una UFC. super cazzola a Dana White. Allora, Khabib si è detto interessato a un ritorno in gabbia, solo se vedrà cose fantastiche, non so di cosa stia parlando, in uno dei match che si avrà fra Poirier e McGregor e Hooker contro Michael Chandler. Allora, innanzitutto dico che capisco sì che Khabib sia una fonte di soldi, forse pari a Conor McGregor per Dana White, però non capisco tutto questo voler... Il ritorno di Khabib, se voluto ritirare, a mio parere basta, si è ritirato, come GSP si era ritirato, poi è tornato per il contentino per levare la cintura Michael Bisping, se n'è andato un'altra volta, hanno levato il titolo, adesso non si sa più. Innanzitutto Khabib, a proposito, si è detto, non si è, de- non si è dato dispo- non ha dato la sua disponibilità per combattere contro St. Pierre. Sicuramente capisce che nei 77 kg sarebbe poco pericoloso, a mio parere. Ma quello no, io dico di no, perché comunque io gli ho visto prendere Rockhold e sbatterlo per terra come un tappeto persiano, quindi Sì, stiamo ma parlando di diciamolo, uno dei però, migliori. Alessio, Rockhold è uno stilista. È uno Ormai stilista, però campione del mondo UFC. E secondo me, se GSP avesse combattuto con Rockhold invece che con Bisping, non lo so se avrebbe vinto la cintura. Diciamolo queste cose. Però a parte quello, secondo me è giusto che uno che si sia ritirato stia ritirato. Però siamo in un periodo dove, se noti, l'UFC non ha tante location per organizzare. Organizza tanti incontri qui a Fight Thailand, ad Abu Dhabi, e qui, negli Emirati Arabi, Khabib è una star. Una star a livello come può essere Jose Aldo in Brasile, come può essere Conor McGregor in Islanda. Cioè, quindi se loro riescono a far combattere Khabib qui, te pensa che questi qui
i sceicchi per il biglietto a Borgo Ring dell'UFC sono pronti a pagare qualsiasi cifra e soprattutto sono pronti ad investire qualsiasi cifra dentro la UFC per l'evento. Quindi non è solo, secondo me, una cosa di farlo combattere per 30-0, 29-0, proprio un qualcosa in più che in questo momento può dare all'organizzazione a livello economico. Allora, per quanto riguarda, per quello che penso io, Dana White vuole più che altro far sì che Khabib acquisisca un GOAT status. Anche se secondo me no, Khabib non potrà mai averlo. Abbiamo John Jones, che è un 26, se non sbaglio, un 26-1, ma l'unica sconfitta che è arrivata per gomitate irregolari, ora non ricordo contro Ryan Bader. Ma non puoi eleggere come GOAT uno che si dopava. Ok, allora, non voglio fare il commento perché da... cioè, come GOAT, come Great of All Time, te devi eleggere un modello sportivo. E sportivamente parlando, John Jones non lo è. A livello di IQ, di fighting, di quello che sia, di combattente, è forte. Ma a livello sportivo non puoi mettere una persona del genere che è come se metti una mela marcia. Cioè, ci sono i bambini che ti seguono, ci sono persone che lo seguono. Ed è un cattivissimo esempio. Faccio un esempio però. Io seguo John Jones. Secondo me è il greatest of all time. Lo dico senza problemi. Lo seguo su Instagram. L'altro giorno ha messo una storia. Lui, come moltissimi americani, gli americani quanti sono? 500 milioni, penso? Sì. All'incirca 500 milioni. Lui, come tantissimi americani, è un amante delle armi e della caccia. Ha messo un video dove cacciava un cinghiale. Non si vede, sì, il cinghiale che gli spara e muore, però si vede a una distanza di 50 metri. Subito dopo, su MMA Fighting, MMA Junkie, articoli su John Jones che si è dovuto scusare con quella comunità perché voglio dire, siamo in democrazia, okay. Cinghiale, il numero è buono, chi se ne frega, mi porto parte... dei vegani, non lo vogliamo vedere, si tappano gli occhi, infine. L'uomo mangia carne da quando è stato creato, ora... Ma no, ma che ormai il discorso è che ormai qualunque cosa John Jones faccia viene vista come una cosa sbagliata, come quando c'erano le proteste per Black Lives Matter, sì, che John Jones appunto... era andato per la strada proprio del New Mexico appunto per sedare le rivolte. Poi sì, era andato come classici americani con giubbotto antiproiettile, con fucile e tutto, però era andato a sedare queste cose. Eppure lì fu preso da un orecchio da tutte le testate giornalistiche, voglio dire. Quello è il fatto di essere famosi in America, cioè è come se una star, una cantante fa una stronzata e a secondo di quello che fanno, ora le star hanno una sorta di management che gli dicano cosa fare e che cosa non fare per l'opinione pubblica e tutto il resto. Noi fighter ce ne sbattiamo altamente il cazzo, facciamo le cazzate, però il problema è che ormai ci sono i social media e nei social media comunque hai gli stessi numeri di follower delle star famose. Qualcuno tipo McGregor o Habib o Canelo, questa gente qui ha 32 milioni di follower. Cioè, stiamo parlando di gente che ha più follower quasi di Beyoncé e di quell'altra col culone enorme, come cazzo si chiama. Allora Alessio, abbiamo detto che Khabib comunque vorrebbe ritornare in caso vede cose impressionanti. Quali sono queste cose impressionanti? Allora, io numeri alle mani. Dal 2016 a oggi McGregor ha combattuto ben 5 volte, 1, 2, 3, sì, 5 volte, mentre, aspetta, collezionando un record di 3-2, le vittorie contro Cerrone, contro Alvarez e contro Diaz. Mentre le sconfitte contro Khabib e appunto Diaz nel 2016. Poirier dal 2016, attenzione, ha collezionato 11
incontri disputati. E abbiamo negli ultimi 5 abbiamo una sola sconfitta, che è quella contro Khabib. Per il resto ha vinto contro Hooker, Holloway, Alvarez e Gaethje. Ha battuto, possiamo dire, i top contender della categoria. Ha battuto Abbattuto anche Holloway. Ha anche Holloway, sì. fatto una faccia così. È Sì, quel match mi ha un stato un bel attimo. match. Sì, anche grazie a quel match, se non sbaglio. Sì, dopo quel match, appunto, Poirier Era andato per la contro cintura Khabib. interim quella. Sì, era per la cintura interim. Era per la cintura interim perché dovevano farlo contro, non mi ricordo chi, però insomma poi l'hanno fatto tra di loro. E È stato un bel comunque, match. sì, è stato un bel match per Sì, che 5 poi round combattuto. è quello che ha fatto tornare McGregor perché diceva che insomma io l'ho battuto meglio qui, là, su e giù. È tornato. Cosa si aspetta Khabib allora da questo match? O da Hooker vs Chandler? Chandler anche la gente è un po' è un po' amareggiata perché Chandler non ha mai disputato un match in UFC e gli viene dato subito un top 5 come Dan Hooker. Cosa sta Sì, succedendo? non sta succedendo niente fondamentalmente. C'è una classifica mondiale dove per la prima volta nei primi 10 atleti di questa classifica è entrata una persona che non era in UFC ed è stata presa dalla UFC. Quindi automaticamente la UFC l'ha preso perché si aspetta che quest'atleta sia uno dei migliori atleti al mondo, quindi da top 10 anche in UFC. Cosa succede secondo me? Se Chandler stilisticamente è molto, molto, molto simile ai Dagestani, perché se guardi l'inizio della carriera tendeva a portare a terra l'avversario, a massacrarlo in ground and pound. Poi con il tempo, con il camp, è riuscito a migliorare anche la parte di stand up avendo le mani belle pesanti, ma ha fatto tanti bei KO. Se tanto mi dà tanto, se ha imparato bene, secondo me da Chandler c'è da spostarsi contro Hooker un incontro alla Khabib. Però tornando a Khabib, secondo me è solo una sorta di supercazzola, perché fondamentalmente cambierà solo i soldi che vengono offerti per questo incontro, secondo me. E tutto quest'hype in questa zona qui fa sì che magari gli sceicchi aiutino il caro Dana White a gonfiare la borsa del fighter, che da 10 milioni potrebbe passare a, che ne so, 50 come McGregor. E per 50 cosa fai? Non accetti? Sì, Continui a stare alla promessa fatta alla mamma o mamma scansane un attimo, guarda, tappa degli occhi, fate lo che cazzo devo, guarda il muro, però sono 50 milioni. parliamo di cifre veramente esorbitanti, davvero. Sono tanti soldi. E poi un Alessio Di Chirico prende 100, 100.000 dollari solo, però con i bonus dentro. Eccola. Vabbè, Sì, tutti i benefit. non comparo. So chi è Alessio Di Chirico e so chi è Khabib, però se va a vedere, entrambi Però fanno lo insomma, stesso lavoro. sì, ma anche, cioè, anche Khabib è passato come anche McGregor è passato dalla stessa cifra che ha guadagnato Alessio Di Chirico, solo che l'hanno guadagnata più esponenzialmente perché invece di fare nei 4 anni che sono stati in UFC hanno fatto un'escalation di vittorie una dietro l'altra. Se guardiamo McGregor, la prima volta che ha perso in UFC è stato in un incontro a 77, quando doveva fare i 70 kg e veniva dai 66. Per il resto li aveva vinti tutti, aveva sbudellato Aldo, aveva preso a calci Mendes, qualsiasi top Holloway, contender. tutti. Sono soldi che si meritano. L'UFC queste cose le premia e purtroppo, come continuo a dire anche nei social e forse
l'Italia non è il posto migliore, perché se la prendono a male, ma non te la devi prendere a male di una cosa, cioè alla fine è la verità. L'UFC non gliene frega un cazzo se ti chiami Khabib, se ti chiami Alessio Di Chirico, se ti chiami Pinco Pallino. A loro interessano i numeri. Prenditene una. Romero ha perso 4 incontri, non vinceva da 2 anni. Gliene fregato un cazzo se erano incontri per il titolo. Preso e tagliato. Fine. Perché? Perché la cifra che dovevano dare a Romero rispetto ai risultati che portava non combaciava. A casa è un altro. E quindi è così, purtroppo. Non c'è tanto da starci. Ma fossi anch'io il proprietario della UFC, ragionerei così. Perché non è che vado a cena con Alessio Di Chirico o con Khabib tutti i giorni. Mi importa una sega. Per me sono dipendenti. È stata bella, è stato bello un piccolo siparietto, non voglio fare nomi. Tempo fa ho intervistato un fighter Bellator, non faccio nomi. E fuori intervista mi fa: guarda, sì, sono contento di aver combattuto a Bellator, però sono rimasto male. Io faccio: perché? Fa: guarda, Michele, te lo dico, però non te ne uscire, non fare il mio nome, anzi. Io infatti adesso non sto facendo nomi, quindi non sono... non posso essere attaccato. Comunque mi fa: sì, mi hanno mandato il contratto da firmare. Bello, $16,000. Dice, dopo 10 minuti lo chiamano e fa: amico, non è questo il tuo contratto, tutto è questo. $3,000. Capito? Il ragazzo ci è rimasto male, ma ci sarei rimasto male anche io. Voglio dire, il ragazzo poi ha vinto, ha preso 16, no, scusa. Sì, 16 più 16 ha preso, o 32, no, scusa, era 32, 32 più 32 per la vittoria, contro i 3 e i 3. Facciamo lo stesso lavoro, dai, però non sono nessuno per giudicare queste scelte. Comunque, sai, vai. Le borse degli atleti in realtà possono essere costruite. Naturalmente dipende tutto da cosa hai. Per esempio, c'è stato un periodo che vedevi molti atleti, soprattutto appena entrati in UFC, buttarsi in competizioni di grappling della DCC ed arrivare alle finali, perché l'accesso alle finali del grappling gli alzava la borsa di 5-10 mila dollari che i manager contrattavano con la UFC. E questo, anche se hai titoli nel Brazilian Jiu-Jitsu, se hai titoli nella BJJF, se sei campione del mondo di Brazilian Jiu-Jitsu, entri in UFC, non è che ti fanno la borsa base, te ne danno di più. Ma come in questo ragionano così anche in Bellator. Naturalmente, se tu sei un personaggio nelle arti marziali che hai uno storico, non a livello dilettantistico di MMA, perché non gliene frega un cazzo, cioè magari hai una corsia preferenziale perché ti vedono, gli puoi piacere e tutto, ma se sei tipo un campione olimpico di Arompico, è stato campione del mondo di wrestling cadetti, aveva il titolo juniores americano di box, l'hanno preso a 000. La borsa a 000 era di 5.000, non era altissima, però 5.000 sono 10.000, e sappiamo bene che Bellator ha appena entrato, tipo, se sei un fighter normale ti paga anche 1.000, se sei un fighter che non ha storico, però hai un 5-0. A volte non conta solo il record, conta anche quello che hai fatto prima, è quello che la gente deve capire. Cioè in Italia tutti si mettono: ah, ci arrivo, sì, ok, ci arrivi in questa maniera, parti da quella cifra, ci arrivi in quella maniera, parti da quell'altra cifra. Sono tutte cose che devi fare. La carriera di un fighter è per questo che va costruita, e ci sono dei manager che sanno fare il proprio lavoro, che la costruiscano. Ho letto un post di Ferro in questi giorni, molto dettagliato, bello, che lo dice anche lui. La carriera di un atleta, quello che non vogliono capire in Italia, è che va costruita, va pianificata. Non puoi andare a caso con ogni avversario che ti propongano, perché così se perdi ti cacciano, ti danno un calcio in culo e vai via. Te non sei un nome nella UFC, non sei un nome in Bellator, sei una pallina
in un cesto di palline. Quindi la tua carriera deve essere pianificata per far sì che questa pallina venga vista. E quello è il punto. Comunque, Alessio, io sono passati 26 minuti, quindi e non abbiamo parlato di McGregor. Abbiamo parlato di McGregor. Allora, diciamo un attimo il pronostico. Abbiamo parlato di tutto tranne di McGregor. E non penso che sia una persona da poter mettere in secondo piano, però. Allora, io parto con il prossimo, dopo lascio a te la parola. Sono indeciso. Sono indeciso perché McGregor vedo che è cambiato, non è più il McGregor tendente al trash talking che abbiamo visto contro Diaz e contro Aldo soprattutto. È un McGregor 3.0, anzi. Un McGregor versione papà che ha detto in un post ha detto io distruggerei il McGregor di contro Aldo, il McGregor ai tempi di Aldo e quello ai tempi di Serrone, quindi un 3.0. Vedo, oddio, non vedo favorito McGregor, io penso McGregor, però Poirier dalla sua parte che ha combattuto appunto dal 2016 11 volte, mentre McGregor solamente 5 all'attività. Te come la vedi? Io la vedo, la dico come coso, come il nostro amico. Sei di parte te, parliamoci chiaro, sei di parte, è un tuo team. Ma io ti dico che McGregor è duro, ovvero Dustin vince tanto, ma non ha un colpo secco da KO. Ha tanti colpi che ti mandano KO, ti dà tante, tutte a combinazione e ti manda giù. McGregor, se ti becca una volta, ti spenge, c'ha le mani più pesanti. Ora, uno naturalmente vorrà stupire e partirà a 1000, perché McGregor sappiamo che comunque parte sempre a 1000 il primo round ed è difficile da contenere. L'altro, se accetta lo scontro e vanno a scazzottare, perde. Secondo me 100% perdi, perché quando scazzotti con uno che c'ha la pietra nelle mani non esci vincitore. Se invece, come ha detto Poirier nell'ultima intervista, McGregor cala negli ultimi round, quindi molto probabilmente hanno fatto una strategia di camp di portarlo oltre il terzo round. E quindi se lo argini alla gabbia, cosa che secondo me non è facile per niente, e lavori col clinch, non ci vai a scozzare a centro gabbia, potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro. Guarda, come ti ho detto, spero e voglio ovviamente che McGregor vinca. Mi piacciono i game plan di Mike Brown, ad esempio quello di Masvidal contro Askren, ma spero che stavolta non riesca perché vorrei vedere tanto un rematch fra McGregor e Khabib con un McGregor più attivo. Quindi non so, io spero che vinca McGregor, come ti ho detto, contro Poirier. Poi comunque Poirier non è... Parliamo di uno sport americano, no? E gli sport americani si basano su statistiche. Quanti rematch ha dato Khabib in vita sua? E zero. Come quante volte ha difeso la cintura McGregor? Zero. Sono quelle cose che secondo me scaramantiche loro, che gli fanno andare avanti, cioè non. Io sono amante dello stile di Khabib e sono uno di quelli che dice che è veramente forte come fighter. Però da fighter ti dico, battere una persona una volta è un conto. Quello ti ha visto sullo schermo, non ha mai sentito la pressione addosso, perde. Però non ti aveva mai sentito prima, quindi era, diciamo, quasi ignaro della cosa. Al rematch io ho dei dati su cui lavorare, perché so quello che ho preso. Sia E McGregor quindi che Khabib,
dando le parti. Un rematch è sempre difficile, cioè non è come la prima volta, capito? Perché la prima volta, sì, noi sappiamo che Khabib è forte sulla lotta e tutti dicono sì, sì, è forte sulla lotta, riesco ad arginarlo, ma finché non te lo senti addosso non puoi realmente sapere la vera forza che ha, la pressione che mette e come è dentro la gabbia, finché non ti arriva addosso. Ma una volta che ti è arrivato addosso e che l'hai provato, lo sai. Quindi magari sai anche come lavorare dopo. E questo da Khabib, io penso che lo sappia, non è una persona stupida. È anche per questo, secondo me, che a parte che nessuno gli ha mai chiesto, nessuno è mai arrivato ad avere un rematch, ma comunque è un punto che secondo me è studiato. Prima di fare il rematch preferisco battere gente che non ha mai combattuto contro di me e che arriva al titolo, piuttosto che dare il rematch a un'altra persona che sa già come combatto, che mi ha già provato e che quindi ha anche due o tre punti dove poter lavorare per battermi. Alessio, grazie mille. Quindi io, McGregor, tu alla fine il tuo voto a chi l'hai dato? A Mike Brown o a McGregor? Ma guarda, io penso che McGregor, però mi piacerebbe che vincesse poi. È un nì, dai, perfetto. Alessio, ti ringrazio per il tuo tempo. Everything is possible in your life when you believe. Everything is possible. We have two hands. Like go, me. Go. You have two hands. I mean. Go. 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 And take it whatever you want to do. Io e Romero, ragazzi, se non avete mai visto questo spezzone, andatevelo a vedere. Ve lo consiglio vivamente. Dai, grazie mille Alessio, alla prossima. Alla prossima, ciao Michele.